Amici carissimi, dopo questa meravigliosa caduta di Miles, andiamo a raccogliere questo nel frattempo. Non manca così tanto alla fine del gioco. Sono onestamente curioso. Non lo sto trovando. Ah, ok. Ehi, hey, ho Va trovato la bene. base di Finn. È al Museo della Scienza Oscar, chiuso per restauro. Il nostro convertitore di energia, primo premio al concorso di scienze delle medie. Vuole usarlo per destabilizzare il Nuform e far saltare in aria il Roxxon Plaza. Sembra che l'abbia scelto per vendicarsi di te. Può darsi. Grazie, Kenny. È il mio lavoro. A proposito, devo aiutare tua madre con l'evacuazione. A dopo. Ok. Museo della Scienza Oscorp. Finn deve rendersi conto delle conseguenze che avrà il suo piano. E se non vorrà ascoltarmi, prenderò il Nuform. Lo distruggerò se devo. Bene, andiamo. Direi che saltiamo tutte le cose secondarie o altro perché. Video. Non sono impressionanti, ecco. Come non lo erano nemmeno per il primo Spider, però infatti me lo fate tutto al di fuori della. Me lo fate al di fuori della campagna, cioè delle registrazioni. E dove lo chiami? Nascondo qui. Non sarò Spider-Man solo quando è comodo. Devo fermare Finn. No, devi restare vivo. Ho cercato di dirtelo, ma tu non ascolti. Se ci tieni tanto a proteggermi, perché mi hai venduto a Krieger? Io non ti ho venduto. Certo. Sul serio, Krieger non doveva catturarti. Ha infratto l'accordo. È così che volevi farti perdonare dalla nostra famiglia? Io ti ho salvato. Mi hai chiuso in una cella. Per proteggerti. Ed è così che mi proteggi. Dannazione! Non voglio perdere anche te. E io non lascerò morire degli innocenti solo per salvarmi la pelle. Mi hai sottovalutato. Diamine, no! Perché vuoi combattere? Non vorrei, ma non posso restare a guardare. Allora farò quello che devo, tenerti al sicuro. Pestandomi, ho dei dubbi. Un occultamento! Devo disattivarlo. E in che modo? Non lo fai affatto per proteggere me. Sei tu ad avere paura. Non girare la questione. Ok. Quando capirai che è mio dovere proteggere questa città? E tu quando capirai che da morto non potresti aiutare nessuno? No, ok. Non può contrastare ogni mossa. Infatti non è che. Se solo papà potesse vederci. Capirebbe che lo faccio per proteggerti. Non lo so. No. Non voglio combattere contro di te. Ti prego. Non capisci? Sono l'unico che cerca di salvarti. A me interessa salvare gli altri. Cos'è una artiglia alla criptonita?
No. Ma che... La Roxxon conosce tutti i tuoi trucchi. Da questo. No. Il tuo mentore non ti ha insegnato che battaglia scegliere. Mi ha insegnato a mettere gli altri al primo posto. Guarda, l'ho mancato. Non capisci che il mondo è spietato. Cane, lascia cane. Allora rendiamolo migliore. Cazzo. Penso ai tuoi poteri. Che cosa sei? Un genio miliardario per voi filantropo. Non hai mai combattuto se non per te stesso. Per questo sono ancora vivo. Vabbè. Tesoro mio, ok. Vai, da troppo. Non hai idea di quanto sia incasinata la faccenda. Oddio, credo che un'idea ce l'abbia, eh. Devo evitare le trappole. Ok. Fanculo. Dai. Pezzo di merda. Simbologia Roxxon. Asciuga i miei poteri. Non nominarlo! Vuoi abbandonare tua madre anche tu? Non rinuncio! Ologrammi? Cos'è? Un altro regalo che... della Roxxon? Io voglio essere all'altezza di ciò che si aspettano da me! Ok. Bella però questa. Non avresti mai accettato che io fossi Spider-Man con tutti i rischi che comporta. Esatto. Ho già perso un fratello perché giocavo a fare l'eroe. Merda. Fanculo. Ok. Non gettare via la tua vita. Devo fare il mio dovere. Proprio come te. Ok. No. Cazzo. Questo è vero, però non vuol dire, cioè, da grandi poteri devono grandi responsabilità. Cioè, il motto, capito? Forza! Fai un passo falso! Ora basta con le scuse, basta! Ok. Ancora? Mettiti il cuore in pace. Pensa io... Oh. Mi sa che ho buttato il cesso alla mossa figa. Ok.
Ho fatto la minchiata definitiva. Ho fischiato alle 4:30 di mattina. Ok, andata. Impedito di mentirmi, manipolarmi, ostacolarmi. Essere uno di famiglia non basta. Non deve finire così. Tu e io che ci odiamo. È così che è andata tra me e tuo padre. Non voglio che si ripeta. Neanche io. Ma non posso diventare la persona che speri. Non volterò le spalle a chi ha bisogno di me. Devo essere meglio di così. Ok. Genki, mio zio mi ha appena rapito. Mi ha rinchiuso. Cosa? Almeno stai bene. L'ho affrontato. Poi gli ho detto che non voglio più vederlo. Mai più. Mi spiace. Non deve... È stato facile. Non avevo scelta. Vado al Museo della Scienza. Chiamami se le cose si mettono male ad Harlem. Certo. Buona fortuna, Spider. Povero Spidey. Ah, siamo a quel momento. Va bene, non me l'aspettavo già. Allora vabbè, sì, vaffanculo. Sì, vai. Il museo era in ristrutturazione e l'underground ne ha approfittato. Finn deve essere lì. Ti sta che in realtà sia questo l'ultima cosa della l'ultimo livello della storia. Okay. No. Aspetta. Vado giù. Perché lei non è andata giù? Mistero della fede. Ok. Ora. Facciamo questa mossa, dato che... Affanculo, si stava spegnendo. Ok. Allora, bisogna di un attimo. Sì. Arrivederci. È meglio non provocarlo. Alla fine lo affronteremo in ogni caso. Dovremo batterli entrambi. Insieme a chiunque provi a fermare i nostri piani. Sai che Rio Morales sta evacuando Harlem? Ce l'avevo sotto tiro, allora. Stupido, io non sparare. Come la vedo io, potremmo far fuori. Manifestanti e rossi. Altro che prima pagina. Uno si è smaterializzato però. Boh. Perfetto. No!
Sì, questo occultamento, io lo ripeto, è una manna dal cielo. No, merda. Viva? Boh, non ho idea. Via. Non so, questa cosa rallenti mi è piaciuta. Spero arrivasse più gente. Ok. Non riesco a schioccare il collo in maniera normale, mi fa più male inimmaginabile. Devo fare una cosa carina, però. Però niente. Va bene. Eccoli. Sono sotto chiavi in quei chioschi senza corrente. No. È una fonte di energia. Come quella enorme scultura cinetica. Troppo lontano. Sì, dovrebbe andare. Sì, perché no? Boh. Perché no? Ho delle domande, insomma. Vabbè, qui c'è un muro. Capisco il perché no. Ok. Così? No. Così? Ah beh, no, non può assolutamente. Però così sì.
Bene. E siamo a uno. Perfetto. Se vedete, cioè, piegare il collo di continuo, perché devo risolvere sto cristo di problema. Sto letteralmente impazzendo. No? Mi fa un male boia. Poi voglio finire il gioco. E anche la posizione per la quale, con la quale tengo il collo giocando. Non so, ho sbagliato l'italiano. Assolutamente. Però nel senso, ah ok, questo è così. Easy. Fico. E ora andiamo a rompergli i giocattoli. Non vedo l'ora. Let's go. No. Il nostro convertitore esposto. Eravamo così fieri. Era in fondo a quella sala. Cassa dell'underground. Andiamo! Dobbiamo risolvere la questione, io e te. Il progetto è lì. Devo seguire il corridoio. Cioè? Quello. Avanti, Lumaca! Voglio vedere il nostro progetto. Benvenuti. Prima di diventare vecchia. Arrivo, arrivo. Ehi, dove ci hanno messo? Ho la mappa del museo nel telefono. Il nostro progetto è in una temporanea all'ultimo piano. Voglio vedere i nostri nomi sulle etichette, come veri scienziati. Oggi, il Museo della Scienza Oscorp. Domani, i più grandi musei del mondo. Buon piano. Ah, ok, posso anche correre. Da oltre mezzo secolo, gli scienziati progettano insediamenti umani in ambienti sottomarini. Un giorno, guardando dalla finestra, potremmo vedere magnifici pesci pagliaccio o persino minacciosi lofiformi. Quello voglio chiamarlo Howard. Tocca a te. Leviatano. Adoro. Proprio un bel nome, Leviatano. Non mi metterò a sentirli tutti, però da tutta voglio sapere. È uno scafandro progettato all'inizio del XVIII secolo. Le prime tute pressurizzate furono sviluppate per le operazioni di recupero. Oggi queste protezioni vengono usate da sommozzatori, scienziati ed esploratori. Secondo te posso provarla? Cosa darei per vederti in giro con quella tutina? Non sarà peggio delle scarpe che avevi al ballo di primavera. Senti chi parla. Avevi i tacchi più alti dei miei. Ecco l'ascensore. La temporanea è al piano di sopra. Prima, siamo in giro.
Avete i biglietti per la temporanea? Oh, credevo che avendo partecipato non avessimo bisogno del biglietto. Invece sì, e sono finiti. Non potete salire. Grazie lo stesso. Ok, quindi come entriamo? I biglietti sono finiti, sentito? Ci penso. Sì, ma vedi quella porta? Dietro c'è un corridoio che gira intorno all'ascensore. Sti cazzi, Miles. Chiusa. Conosco le serrature di quel tipo. Si aprono quando vengono illuminate. Le torce dei cellulari potrebbero funzionare, ma è troppo lontana. Idea. Infiliamo una superficie riflettente sotto alla porta. Deve riflettere la luce. Qualcosa di mutevole sarebbe l'ideale. Mutevole? Cioè che cambia forma? I miei complimenti per la tua proprietà di linguaggio. Smettila. No. Niente qui dentro. Sono cresciuto, non c'ero. L'innovazione architettonica è alla base della sopravvivenza umana sugli altri pianeti. Non è così. Questa casa è pensata per proteggere gli abitanti dalle basse temperature di Marte. Guarda, ti piacerebbe vivere su Marte? Certo, ma solo se posso portare microfoni, impianto e campionatori. Non credo te lo farebbero fare. Invece sì, se vogliono buona musica su Marte. Non ci aiuterà a superare la porta. Nemmeno questi. Hai chiamato papà? Ci aspetta al ristorante appena finito. Chiedo perdono. D'ora in poi cerchiamo di essere super furtivi. Lega a memoria di forma. Posso modificarla con l'app del museo. Questa roba è pazzesca. È metamateria. Ci siamo. Prendila. Non farti vedere. Fatto. Andiamo. Oh, ehi, scusa. Tranquillo. Serve una superficie riflettente. Ti prego. Gli strumenti esterni comunicano direttamente con il computer nel modulo di comando. Potremmo partire da quest'idea, ma con un'interfaccia neurale. Però rischiamo un sovraccarico del sistema. Ma non se lo integriamo nella rete complessiva da più punti d'accesso. Pensi di farcela? Con la calma dei forti e litri di caffè, sicuro. Per il caffè offro io. Bella. Potrei farcela senza di te. È ora di tornare al laboratorio. La pausa pranzo ormai è finita. Doc, mi dispiace, ma devo prendermi il pomeriggio libero. È un'emergenza. Ancora? Peter, è successo qualcosa? Qualche problema a casa? Come puoi parlare, lo so? No, va tutto bene, ma devo andare, mi dispiace. Tranquillo. Il lavoro può aspettare, non c'è fretta. Grazie, Doc. Integrazione con la rete. Quel ragazzo ha un vulcano di idee. Museo della scienza Oscar. Norman non costruisce niente senza farsi pubblicità. Bene. Dopo questo excursus. Questo non sta giocando di fare come me. Dopo questo excursus possiamo riprovare. Aspetta, questi. Oh, guarda. Pannelli solari. E dietro sono anche adesivi. Perfetti per una serratura fotosensibile. Prendine uno. Attacco l'adesivo al metallo. Andiamo. Mi mancava un pezzo. Penso io alla luce. Dimmi quando l'adesivo è puntato verso il sensore e l'accendo. Non ci guarda nessuno. Facciamo in fretta. No.
Aspetta, ce n'è uno. Non ci siamo. No. Ah, aspetta, vaffanculo. Così. Sì, ha funzionato. Dai, il progetto ci aspetta. Perfetto. Prossima parte. E credo anche ultima.